Fuoco incrociato sul PUC di Vallo della Lucania. Il gruppo di opposizione ieri, in un incontro organizzato alla presenza di tecnici ed esperti, ha sviscerato le incongruenze del piano ed il capogruppo Romagnello ha sottolineato che numerosi sono i punti critici. Ci sono i soliti problemi nelle zone di centro storico, nelle zone B di completamento, nelle zone di espansione. Ci sono nelle zone agricole. Questo PUC cambierà le regole, una regola fondamentale del mercato, che è quella che se aumenta l'offerta il prezzo diminuisce. Invece per il costo della perequazione, aumentando l'offerta degli immobili, il prezzo non scenderà perché gli oneri a carico di chi dovrà fare gli interventi è un onere molto pesante che manterrà il prezzo alto degli immobili. È un PUC che prevede non prevede la costruzione di ville. Nel nostro paese 630 alloggi, si devono costruire solo palazzi. Toccata anche la contraddizione del limite di 6.000 metri quadrati di terreno imposto a chi voglia costruire anche solo un deposito agricolo, il che limiterebbe le opportunità degli imprenditori agricoli, le cui attività l'amministrazione aveva detto invece di voler incentivare. Non è mancato neppure il riferimento alla contestata ubicazione del futuro stadio in area C del parco, sollevata dal comitato locale Salviamo il Paesaggio. Lì doveva essere localizzato il nuovo palazzo di giustizia, che poi è stato delocalizzato. Lì non fu possibile realizzarlo per i pareri contrari della sovrintendenza, quindi questo parliamo di circa 20 anni fa. Bene, oggi il tribunale non l'abbiamo fatto lì, facciamo lo stadio lì da 7.500 posti, lo facciamo in project financing, lo facciamo in un modo che oltre allo stadio bisogna vedere che ci viene attorno, cioè quando commerciale ci viene, quante abitazioni ci vengono, quindi questo farebbe saltare anche gli equilibri con il PTCP provinciale. E quella è la zona C del parco, è una zona dove si deve preservare, c'è un uliveto storico che va, quindi un valore del paesaggio immenso che va preservato, non capisco come si fa a fare uno stadio lì, non capisco come un sacco di terreno agricolo diventa parcheggio. Ora, entro il 31 gennaio, c'è il termine per la presentazione delle osservazioni al PUC. La minoranza non vuole mancare all'appuntamento, confidando anche nella proroga della Regione Campania. Approfittando che oramai la Regione Campania ha approvato una proroga per l'adozione dei PUC, quindi per l'approvazione dei PUC da parte di tutte le amministrazioni, è il caso di non correre su questo argomento, è il caso di fermarsi, di meditare e di cercare di ragionare sulle scelte che investono il futuro della nostra città. Studieremo una proposta, saremo già al lavoro già oggi pomeriggio per cercare la nostra richiesta all'amministrazione. Io confido che l'amministrazione comunale voglia tenerne conto e forse aprire un dibattito serio su questo argomento per cercare di tirare fuori un PUC realmente condiviso. Certo, noi su questa roba qui useremo tutti i mezzi a nostra disposizione per far sentire forte la nostra voce.